Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 25 novembre, fine della violenza contro le donne, non un giorno di più. La violenza nei luoghi di lavoro è spesso sottovalutata, ma aumenta in modo preoccupante con la crisi e con la precarietà, che rendono le donne più ricattabili, specialmente in condizioni di illegalità e di degrado. In diverse parti d'Italia si verificano oggi situazioni drammatiche che riportano a un mondo fatto di soprusi e di lavoro servile, di sfruttamento e di abusi sessuali nei riguardi di lavoratrici straniere e non solo. Lo sanno le migliaia di donne rumene che lavorano nelle campagne del Ragusano, dove vivono in totale isolamento e dove alla violenza di un lavoro durissimo, sottopagato e in nero si aggiungono a fine giornata violenze sessuali e ricatti. Un lavoro che fra le prestazioni prevede troppo spesso una disponibilità sessuale, non di rado senza protezioni, in quelli che gli stessi autori chiamano festini agricoli, dove le donne pagano le conseguenze peggiori, a volte anche con gravidanze indesiderate. Tutto questo in un contesto di omertà e se scatta la condanna sociale è rivolta solo nei loro confronti. Dov'è lo Stato? Dove sono le istituzioni? Le violenze e i ricatti a cui sono sottoposte troppe lavoratrici, straniere e non, sono anche il frutto di un collocamento fuori da ogni forma di legalità e trasparenza, in mano ai caporali che contrattano il miglior prezzo per il lavoro, di giorno e per quello di notte. Non hai nessun diritto, non ti puoi neanche alzare, se ti alzi e stendi un poco la schiena, già c'è qualcuno che dice muovetevi, fate presto, dobbiamo lavorare, dobbiamo raccogliere, fino alla giornata tu non vali più niente, vai a casa, non sei più niente. Se uno veniva per dire la domenica, faceva una settimana intera, straordinaria e tutto, alla domenica non ci volevi venire, ti ricattavano che dovevi venire, se no il lunedì non lavoravi. Ti mettevano in castigo, anche la vigilia di Natale abbiamo dovuto lavorare, quindi la vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano, la vigilia di Pasqua, il giorno di Pasquetta, il 15 agosto, sempre. 2009, every day, six months. The time I go to the commission, they told me if they won't give her documents, I have a right to give to the lawyer who accept. So I asked the lawyer, say you can help him. She said yes. So every day, six months. In that 6 months, we can't use to work. So I beg the government to help us because that 6 months, if you have to life to be going on, you have to work. Soltanto adesso, dopo le ripetute denunce della FlyCGL e il faro acceso dai media, si sta muovendo qualcosa, ma non è abbastanza. Rashida Manjoo, relatore speciale delle Nazioni Unite per la violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, ha concluso la sua missione conoscitiva nel nostro paese 2 anni fa, con queste parole. L'attuale situazione politica ed economica dell'Italia non può essere utilizzata come giustificazione per la diminuzione di attenzione e risorse dedicate alla lotta contro tutte le manifestazioni della violenza su donne e bambine. Invito quindi tutte le parti coinvolte ad assumersi, in questo momento cruciale, la responsabilità di promuovere i diritti umani per tutti e, cosa più importante, a far sì che il tema della violenza contro le donne rimanga tra le priorità dell'agenda nazionale italiana. Il 25 novembre non può essere una data rituale simbolica. La violenza contro le donne deve finire.